Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nei locali della scuola Luigi Rossi. E, con noi ci sono Elena Damiani, Ilaria Scarpellini e Francesco Maranzana. Elena Damiani è un'insegnante volontaria di Emergency, invece Ilaria Scarpellini e Francesco Maranzana sono due militanti dello spazio Grizzly. E, tutti e tre ci portano una testimonianza di grande umanità, possiamo dire, perché avete toccato con mano una delle realtà più drammatiche che l'umanità sta vivendo in questo periodo. E, diciamo, facendo riferimento alla piattaforma informatica Melting Pot Europa e al coordinamento dei centri sociali Over the Fortress, si sono recati in Macedonia, nel punto di passaggio dei migranti. Ecco, allora intanto parliamo di quello che avete visto. Cominciamo da Ilaria. Ok. Allora sì, intanto ci siamo recati domenica a questa zona nel confine fra Grecia e Macedonia ed è un campo formato, cioè che è in grande evoluzione. Quando ci siamo andati noi era formato da circa 12.000 persone, mentre adesso con l'inizio delle varie deportazioni è già sceso numericamente. Parlando con le persone, la provenienza della maggior parte di loro che sono lì provengono dalla Siria, dall'Iraq, e molti sono appunto curdi, quindi curdi iracheni, curdi turchi o curdi. Le motivazioni di questo spostamento sono, provengono tutti comunque da paesi dove c'è la guerra, dove dal 2011 si è inasprita totalmente la guerra civile in Siria, e quindi questa ondata migratoria è totalmente aumentata. E sì, quello che con Over the Fortress volevamo portare su queste tematiche, diciamo, è sia la libertà di asilo il diritto, diciamo, di essere accolti di chi fugge dalla fame, dalla guerra, dalla povertà, ma allo stesso tempo non volevamo portare solamente un messaggio di questo tipo, volevamo anche parlare di libertà di movimento, libertà di una persona di decidere dove andare e di decidere dove costruirsi una vita degna in ovunque egli lo ritenga opportuno. E questa cosa appunto qua muore, diciamo che ai domeni quello che io mi sento di dire, di aver visto, diciamo, è la morte dell'immaginario comune che si ha dell'Unione Europea, la morte della civiltà e di quelle parole d'ordine di cui l'Europa si fa cavallo di battaglia, come democrazia, libertà, civiltà, che lì muoiono e finiscono. Sì, ovviamente queste sono persone che scappano e sono vittime, tutte vittime della guerra e della povertà. Quindi che scappano tutte dalla guerra, non perché in Siria sappiamo quello che succede. C'è chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla povertà, ci sono anche algerini, altri. Ci sono marocchini, il fatto è questo, il problema non è da cosa scappi o perché vuoi venire qua, il problema è il solo fatto di avere la volontà di voler venire qua, ma indipendentemente da quello che tu hai di là, è un diritto, questo è il punto centrale della campagna che vuole toccare, questa è la cosa fondamentale, perché noi europei con un visto di soggiorno una settimana, un mese, possiamo andare ovunque. Ovunque, come un americano, un appartenente agli Stati Uniti può andare ovunque. E questo è perché noi siamo la parte privilegiata del mondo, ma perché ha sempre sfruttato anche l'altra. E questo è il punto. E anche questo è un altro punto che è importante, che mentre continuano a passare le merci da tutti quei paesi che noi sfruttiamo, le persone vengono fermate. Questa crisi dei rifugiati è una... secondo me è una cosa che dopo la crisi del 2008 bancaria è un'altra di quelle crisi che mostra proprio le facciate del capitalismo e del neoliberismo e le sue contraddizioni più grosse. Ed è una crisi annunciata fondamentalmente, perché tutti sapevano che poi le cose vanno a finire così. Comunque è vero, questo, la libertà di scostarsi è una libertà individuale, sacrosanta. Poi ovviamente questi hanno proprio una necessità oggettiva di spostamento, perché non possono più vivere per vari motivi nel luogo dove vorrebbero vivere, perché probabilmente vorrebbero vivere nella terra di nascita. Quindi in Siria sappiamo che è una terra martoriata da anni dalla guerra, i curdi sappiamo dei rapporti relazionali con le altre etnie, quindi scappano comunque. Poi va bene, i nordafricani ci sono altre tematiche, comunque sono persone che cercano
un'opportunità, una vita migliore per la loro famiglia, per se stessi, per i propri figli, come noi stessi faremo la stessa cosa. E per questo che a Idomeni abbiamo trovato nuclei familiari, sono tutte famiglie molto numerose, perché sappiamo che fanno tanti figli, sono una popolazione molto giovane, e quindi tra i 10-11 mila persone che comunque sono adesso purtroppo ancora stabili lì da oltre un mese, quindi sono molto esasperate, troviamo il 40% di bambini, è una popolazione appunto, come ripeto, giovane, quindi famiglie di trentenni, quarantenni, quindi che hanno davvero ancora tanta vita davanti. Cercano un'opportunità e questa opportunità gli viene negata da un'Europa che invece dovrebbe garantire e non può cambiare le carte in tavola di giorno in giorno. Non si possono cambiare così, certo, le leggi, come alziamo un muro, no? O ne facciamo un altro. E quindi anche loro sono ormai stanchi di vivere in una situazione così. Dire precaria è già un complimento, perché non è quella una situazione precaria, è una situazione vergognosa. Sono stanchi, sono anche affamati, perché poi anche le scorte di denaro che comunque bene o male possono portare poi finiscono. E poi non sanno se potranno andare, non possono tornare indietro, quindi si trovano in una situazione di stallo incredibile che nessuno sa. Quindi sono fermi lì in attesa di qualcosa, e con la speranza che questa frontiera venga aperta. Loro vogliono passare, non vogliono poi fermarsi, perché hanno già altri familiari che hanno raggiunto la Germania, la Francia, il Portogallo, l'Italia, quello che è. Altri familiari ce l'hanno nelle loro zone di provenienza, e quindi si trovano davvero in una situazione che deve trovare una conclusione positiva, perché non possono certo ritornare indietro rifacendo tutto il percorso, essere, come detto bene Ilaria, deportati da un'altra parte. Qui si parla davvero di deportazioni, cioè ritorniamo a usare dei vocaboli che non volevamo davvero più sentire di nuovo, ecco. E quindi sono soli anche nel senso appunto legale, perché non sanno muoversi, non c'è nessuno che gli dà una spiegazione. E sono presenti delle organizzazioni internazionali in quelle zone? Allora, l'avete visto? L'unica cosa che lì è attiva ora c'è, allora, l'UNHCR, l'ONU è totalmente assente sia nei campi come possono essere questo di Idomeni, ma non dobbiamo pensare che in frontiera del campo che ci sia quello di Idomeni. Lungo tutta la frontiera si sono creati campi più o meno grandi, dove alcuni sono diretti a portare aiuto umanitario anche lì, dal momento che ora essendo per più o meno grandi non pensate 200 persone, no, è più piccolo, 3.000 persone, si parla di migliaia. Il campo che avete visto voi quanta gente c'ha? 15.000, quello di Idomeni. Negli altri dove sono recati, che erano dei campi sempre lì vicino, c'erano sì sempre 3-4.000 persone. E l'UNHCR è totalmente assente, l'unica cosa che c'è è qualche tendone, e parlo sia di Idomeni e gli altri campi, ma parlo anche dei campi governativi dove li stanno deportando. Anche lì l'UNHCR è assente. L'unica cosa che ai Idomeni era lì stabilmente era Medici Senza Frontiere, che ha un tendone lì stabile e cerca di portare aiuti medici, ovviamente non arrivando dappertutto, perché certo, essendo 12.000 persone ed essendo e vivendo in una condizione del genere senza mezzi, senza niente. Esatto. E inoltre c'erano le organizzazioni, magari proprio organizzazioni dal basso, gli attivisti che si sono organizzati dal basso da lì, che magari si organizzano attraverso per esempio la cucina No Border, che è questa cucina che fornisce pranzo e cena a questa gente, ovviamente anche lì non arrivando dappertutto a sfamare 12.000 persone. E secondo quello che avete visto, che avete percepito, le popolazioni greche e macedoni come reagiscono a questo fenomeno? Allora, partirei dal fatto che il secondo giorno, quando ci siamo diretti al campo, dalla mattina appunto con i 5 pullman di aiuto umanitario che avevamo portato dall'Italia, la polizia greca si è schierata non facendoci passare. Faccio una piccola parentesi su questa cosa qua, perché è un dato secondo noi diciamo fondamentale, perché appunto
primo non è un campo governativo, è un campo che è nato spontaneamente, dove la polizia non può decidere in maniera arbitraria chi passa e chi non passa. Inoltre è una cosa gravissima che l'Unione Europea decida di fermare con mezzi militari gli aiuti umanitari che gli attivisti portano. E, scusa, dice l'Europa, l'Unione Europea al governo greco? Al governo greco? Sì, in questo blocco che sono durate tante ore si è unita a noi, alla nostra diciamo protesta per entrare, un'associazione greca in, diciamo, in un numero di rappresentanza e che si sono uniti con noi insieme ad altre associazioni greche anche nel corteo che abbiamo fatto il giorno dopo a Salonicco. Ah, okay. E una cosa, voi portavate aiuti umanitari? Sì. Alla fine siete riusciti a portare? Sì, abbiamo distribuito tutto e abbiamo anche montato un gazebo che fornisce luce e che ora stanno lavorando per permettere, per far sì che si possano connettere circa 100-150 persone contemporaneamente. Ah, hanno già fatto? Sì, hanno già fatto. Okay. Ieri. Quindi hanno una connessione con il mondo. Perché diciamo, comunque la connessione per loro è essenziale per due motivi. Loro hanno, innanzitutto hanno bisogno di fare una chiamata Skype a un certo ente per fare la richiesta d'asilo. Sì. In più capite che una persona che deve sempre spostarsi comunque ha bisogno, deve essere aggiornata. Sì. E metà delle loro famiglie appunto sono per molti, non per tutti, però sono in territori, per la maggior parte, sono in territori di guerra e quindi avere un contatto costante con chi è sotto le bombe tutti i giorni quindi, è necessario. Abbiamo a che fare con gente che diciamo anche di un certo livello, tanto se hanno anche attrezzature informatiche. Ci sono quindi persone laureate, ci sono insegnanti, classi sono molteplici, a seconda è certo meglio che si sta spostando in pratica. Sì. Parliamo un po' di Melting Pot Europa. Cioè, questa è una piattaforma che fornisce assistenza legale prevalentemente, ho visto, non solo legale ma anche legale. E ha anche una funzione informativa. E informativa, eccetera. Divulgativa. Come da chi è gestita e come si mantiene Melting Pot? Melting Pot è gestita dai centri sociali delle Marche e del Nord-Est, in prevalenza, mi pare. Cioè Europa perché c'è una Melting Pot? Perché il monitoraggio sull'Europa. Sì, no, ma voglio dire, c'è, ce n'è anche una mondiale o è solo... No, è più pari da idea, non credo. Anch'io non credo. Comunque no, penso sia inerente al campo d'azione della piattaforma, la zona, insomma, la zona mondiale della piattaforma. No, perché vedo che è operativa dal 96, per cui è... Insomma, ma è anche abbastanza cioè, riconosciuta, diciamo, come piattaforma informativa di essere, appunto, cioè, di assistenza legale, è riconosciuta già. In giro, oddio, chiaramente non è. Ci sono professionisti, quindi avvocati, totale. No, infatti ho visto una. Non è pubblicizzato che cartelloni, però è conosciuta abbastanza. Ok, e quindi voi fate parte anche di Melting Pot in pratica? Facendo parte della rete di centri sociali delle Marche, essendo in. Sì, però non gestiamo nulla di quella cosa lì, perché non siamo avvocati. E il sito di informazione non lo gestiamo noi, però sono i nostri compagni. Non ne abbiamo la gestione, però siamo dentro. Cioè, siete dentro a questo tipo di organizzazione. Partecipano alle attività che vengono promosse. Sì. Quindi collaborate attivamente con il sito. Sì, ma loro stessi collaborano con le attività che sono in prima linea, quello che fanno. Ecco, poi il vostro viaggio si è fermato lì in Macedonia o è proseguito? No, si è fermato al confine greco-macedone. Sì, noi siamo in Macedonia non ci siamo mai entrati. Proprio sul confine. Sì, perché questo è territorio greco. E chi è che chiude? La Grecia o la Macedonia? No, chiude la Macedonia. La Macedonia ha messo il muro effettivo, il filo spinato, la rete lunghissima. Anche i problemi che sono sorti domenica scorsa, domenica non è successo, non è stata la polizia greca, comunque è lì che presidia questo pezzettino, perché c'è un unico punto aperto, che è il punto in cui passa questa ferrovia, che per forza deve essere aperta, perché se no il treno quando passa. E quindi questo pezzettino, che poi sono pochi metri alla fine, saranno 10 metri, quello che è sempre presidiato proprio fisicamente dal cordone di poliziotto, ci mettono un blindato, qualcosa che chiude. E poi si vede questo filo lunghissimo a destra e a sinistra che si allunga a perdita d'occhio. Sì. Però questo è territorio greco. I problemi sorgono quando questi cercano comunque di passare ed è la polizia
macedone che ha usato bene o male un po', purtroppo un po' di violenza, è successo quello che è successo. Infatti domenica c'è stato, insomma, non è stata cosa da poco, perché ci sono stati tanti feriti e hanno buttato lacrimogeni, proiettili di gomma, che hanno gli spray, sì, sì, tanti, sì. Certo. E quindi li hanno respinti con una certa forza, e Medici Senza Frontiere, leggendo anche il loro report, hanno proprio soccorso tantissime persone con problematiche agli occhi, anche sotto shock, insomma, anche insomma, psicologicamente sono già persone provate per la vita che fanno, perché dunque vederle le cose non è come vederle alla televisione, esatto, quindi quando si entra c'è questa zona sterminata di tende, e volevo aggiungere quello che ha detto Ilaria della presenza più umana e comunque massiccia di Medici Senza Frontiere, che comunque hanno, oltre a portare l'aiuto sanitario di cui sono delegati, hanno proprio anche portato queste tende molto grandi, questi dormitori con dei lettini decenti, anche un pochino più riscaldati, e quindi oggettivamente hanno portato e stanno facendo davvero tanto. E poi è molto freddo, perché il giorno di Pasqua era freddissimo, abbiamo partito tutti, e quindi tutte le tende hanno il loro focherello, quindi c'è sempre questo fumo, bruciano di tutto, questa puzza, quindi perché bruciano cartone quando va bene, legna quando la trovano, ma bruciano anche indumenti, quindi cose sintetiche, plastica, poi c'è l'odore degli scarichi, che c'è quello che c'è, quindi quando piove sono appoggiati a terra, quindi non osiamo pensare quello che, che stanno vivendo, i servizi igienici praticamente non esistono, e quindi ci sono comunque, io ho trovato, tu ci chiedevi Dante sulle associazioni, ho trovato davvero comunque molta umanità, perché abbiamo trovato spagnoli, inglesi, piccole associazioni che comunque si danno da fare, si rendono conto che le persone non possono vivere in questa condizione, assolutamente no. Quando ci sono dei bambini, e poi adesso è molto bello perché noi siamo ancora in contatto con la rete che è sempre molto attiva, ci sono ancora altri ragazzi che si sono fermati e continuare, perché questa è proprio una staffetta che ha iniziato alla fine una campagna si chiama staffetta perché c'è sempre qualcuno che comunque guarda, presiede, fa il lavoro gentilmente. È nata praticamente quasi un anno fa, alla fine dell'estate scorsa, come staffetta all'inizio interna ai centri sociali delle Marche, del nord-est di Napoli. Poi abbiamo visto che comunque lì si incontrava, io sono anche stato un'altra iniziativa a Samos, un'isola greca, e abbiamo visto che comunque c'era interesse sia dalla parte internazionale ad organizzarsi, sia in piccoli gruppi auto-organizzati, sia a singoli che aderiscono ad altri gruppi, e quindi ci siamo detti allora forse è il caso di lanciare una campagna in modo di arrivare più gente. Adesso vi chiedo un qualcosa di personale, voi che idea vi siete fatti di questa grossa marea di gente che si sta muovendo, cioè perché sta accadendo tutto ciò, secondo voi? Perché il mondo non è giusto, e noi vogliamo i privilegi senza darli e riconoscerli agli altri, perché si continua a fare la guerra quando si sa che la guerra non risolve, oltre 30 anni, quello è il Medio Oriente, poi è una zona così calda, così che gli interessi sono così alti. E quindi bisogna prima fermarsi e riflettere, poi cercare di ricostruire. Il posto c'è per tutti, l'Europa può accogliere in maniera degna e può trovare una soluzione, perché si parla di invasione, ma non è un'invasione. Non possiamo pensare, in Europa è una migrazione biblica, perché sono. Le cifre parlano, noi in Europa siamo circa 500 milioni, i migranti sono circa poco più di un milione. Quindi un milione più, un milione meno non cambierebbe niente, fosse davvero un intento comune come l'Europa dovrebbe avere, perché siamo poi tante nazioni che potrebbero davvero fare tanto. Però secondo me il vero problema è un altro, cioè il problema è che noi siamo in un mondo capitalista sfrutta le risorse dei paesi meno poveri, lo fa destabilizzando la loro politica, lo fa intervenendo militarmente. Questo cosa comporta? Comporta che poi hai un flusso migratorio, perché se tu mi porti le bombe a casa mia, io poi vengo a casa tua, ma nessuno vorrebbe andarsene da casa propria. Qualcuno che ha uno spirito più nuovo, chiaramente sì, ma nessuno vorrebbe andarsene dalla propria terra. E i problemi sono in questa politica qua, non nelle politiche che l'Europa ha, nelle politiche che l'Europa ha con la Turchia, perché poi prende accordi con la Turchia per fermare i migranti, che sono solo il flusso delle tue politiche. Certo, certo. Ma inoltre le migrazioni sono sempre esistite,
non è un'invasione, non è un fenomeno mai accaduto. Le migrazioni da quando esiste l'uomo ci sono sempre state. La vera domanda, secondo me, non è tanto cosa abbiamo trovato lì o chi abbiamo trovato lì, perché lì abbiamo trovato la dignità e l'umanità di chi veramente sta portando avanti una nuova resistenza davanti a quei muri e quei fili spinati che rievocano i periodi più brutti della nostra storia. Loro stanno lì a proclamare, a rivendicare dei diritti che la tanto civile e democratica Unione Europea gli nega, e dandogli, confermandogli l'immagine che ISIS gli dà di un'Europa che non gli vuole, di un'Europa che gli schifa e che gli fa vivere come bestie. Quindi anche su questo tema ci sarà da ragionarsi, perché semmai uno di questi bambini che noi abbiamo intossicato con i gas lacrimogeni, abbiamo sparato proiettili di gomma, li abbiamo fatti vivere lì, morire lì, perché la gente quando ha attraversato il fiume per cercare di scappare è morta di freddo, perché quasi un mese fa, perché la gente è disperata e si è data fuoco per protesta, la gente muore e sta male in quel posto, così come in tutti gli altri campi e in tutte le altre frontiere chiuse. Se mai qualcuno si farà saltare qualche nostra bella metropoli, le farà esplodere, dovremmo chiederci il perché l'ha fatto. E questa cosa ribalta anche molto l'idea che possiamo avere del terrorismo, perché quando siamo andati in un campo governativo abbiamo parlato con uno di questi migranti che ci ha chiaramente detto: a me mi avevano offerto tanti di quei soldi per farmi saltare in aria l'ISIS, che la mia famiglia avrebbe vissuto bene non per anni, per secoli. E io ho rifiutato per cosa? Per venire qua, farmi vivere come delle bestie? Quindi senza, cioè, la stessa bestialità, la stessa barbarie che propone l'ISIS gli stiamo proponendo, quando invece loro stanno portando avanti una vera resistenza nei confini, una resistenza a questo modello che l'Europa gli propone. Un'ultima domanda per quanto riguarda l'aspetto religioso. Da noi c'è un grandissimo timore dell'Islam che avanza, cioè, voi avete visto tra le persone che avete contattato integralismi religiosi, Europa di questo tipo qui? Io partirei da questa cosa: lì vivono insieme 12.000 persone che convivono insieme. Ci sono gli yazidi, allora gli yazidi sono un'etnia, una minoranza religiosa che ha subito così tanti genocidi nella storia che non si contano nemmeno. E per ISIS sono i peggiori, i più infedeli, perché non aderiscono neanche alla religione delle tre, diciamo, la religione del monoteismo, insomma, sì, ebraica, sì, cristiana e musulmana, no, sì. Adorano un'altra, proprio un'altra roba, mezzo zoroastriana, non lo so spiegare bene. E l'ISIS per loro sono dei satanisti praticamente. Mm-hmm. Per l'ISIS. E lì c'era una tenda gigantesca che ha detto: noi siamo i zidi, vogliamo stare in Germania. Questo dovrebbe dare una risposta a tutto. Ma queste sono le persone che scappano da ISIS, non sono le persone di ISIS che arrivano, certo. Perché le persone di ISIS che arrivano quasi, cioè, non arrivano, se le persone che di solito aderiscono a ISIS sono quelle che vivono e sono prettamente cittadini francesi o sì, che sono stati ghettizzati nelle balie, e questo è, non arrivano morendo nei confini attraverso i banconi. Soprattutto molti di ISIS sono mercenari, gente con la pelle bianca, con anni di esperienza sul campo, che viene profumatamente pagata per fare quelle cose lì. Poi comunque, adesso, cioè, mettere in mezzo la religione è sempre una cosa troppo facile, troppo elementare comunque. Io sono atea, però all'interno di domeni un Dio c'è di sicuro, perché quel giorno che era freddo e mi hanno scaldato con il loro tè, con il loro fuoco. Loro sono persone che hanno la loro storia, la loro vita, amano relazionarsi, ci hanno accolto benissimo, quindi gli italiani sono visti in maniera molto positiva, hanno voglia di parlare, di raccontare le loro storie, che è giusto che vengano ascoltate. Perché è giusto solo sedersi, e è una cosa bella per loro, molto gratificante, e si sentono comunque che va bene, portiamo le scarpe che sono necessarie, che sono andate a ruba, portiamo medicine, portiamo tutto, ma anche il contatto e sapere che io condivido il tuo dolore, sono qui per ascoltarti e raccontare anche la mia storia, perché io ho fatto vedere le foto di mia figlia, quindi si è creata con alcune famiglie. Ed è una cosa importante, perché è un aiuto psicologico, un aiuto d'amore, che vuol dire che Dio lì c'è. Poi se che Dio è, ognuno è, come ripeto, io sono atea, però non dobbiamo cercarlo molto lontano. Sì. Dio è dentro ognuno di noi. Mi sembra che lo stesso Dalai Lama stia superando le religioni strutturali. Ecco, speriamo che qualcuno ci arrivi a questo superamento comunque.
E anche questo, insomma, è un aspetto che a me ha toccato tanto, insomma, un aspetto umano, perché... Che posso dire una cosa che non c'entra con le religioni, è proprio su, diciamo, Verde Fortress, la sua campagna. E lì siamo andati a portare aiuti umanitari, giustamente come abbiamo detto, abbiamo portato pullman di aiuti e li abbiamo distribuiti, ma quello che veramente serve a queste persone è che i confini vengano aperti, che quei confini si violino e si aprano. E infatti, non, appunto, essendo una campagna, non è finita lì, non è finita per, in quella settimana in cui siamo andati giù. Infatti altra gente ripartirà a breve, ripartiremo forse anche noi a maggio. Il 3 aprile comunque eravamo anche al Brennero, esatto, a cercare, insomma, dove... Ah, scusa, allora lo vuoi dire tu? Vabbè, uguale, che infatti il 3 aprile ci siamo diretti al Brennero, al confine fra Italia e Austria, sì, dove sì, adesso stanno chiudendo... Stanno mettendo una rete. Esatto, stanno mettendo muri e fili spinati anche lì. E con i nostri corpi abbiamo violato quel confine che non ci rappresenta, che non, e che non vogliamo, e che non è la nostra Europa, come, così come non è la nostra Europa quella che stringe accordi con il dittatore terrorista Erdogan e con la Turchia, definendolo un paese sicuro, quando l'unica cosa per cui quel paese è sicuro è per l'avanzata di ISIS, per, e per l'arricchimento di ISIS. È sicuro solamente per quello, perché per rideportarci i migranti sicuramente non è, sicuramente non è il posto giusto, diciamo. Inoltre il 1° maggio... Però è un passaggio obbligato, perché d'altronde se non passano per mare devono passare per lì. Sì, ma, non devo, ma l'accordo Unione Europea-Turchia prevede la deportazione di tutti loro qua. Le contraddizioni nostre si vedono tutte lì in Turchia, secondo me, dove c'è di tutto. Appunto, ci indigniamo per la cazzata, permettetemi il termine, del 30 euro al giorno a migrante, che è una bufala che vuole propagandare solamente chi, come Salvini, vuole marciare e guadagnare sulle divisioni, sull'odio e la guerra fra poveri. Che appunto, e la gente ci si indigna di fronte a queste cose, però se diamo 6 miliardi di euro a un paese e a un dittatore come Erdogan, per creare dei campi che... cioè. E inoltre il 1° maggio, come agire nella crisi, che è una piattaforma che ragionava gli centri sociali soliti, già citati, saremo a Roma a protestare in modo, diciamo, radicale davanti all'ambasciata turca, sia per appunto questo infame accordo tra Europa e Turchia, sia anche per quello che sta facendo nel lato più orientale del suo paese, ossia lo sterminio, il genocidio dei curdi, il finanziamento a ISIS, lo sterminio dei curdi, che sono l'attacco dei curdi in Rojava, in Siria, che sono l'unica forza effettiva che è riuscita anche ad allearsi adesso ad altri gruppi, ma grazie anche al progetto politico che hanno, democratico, femminista e radicale. Sono gli unici che hanno effettivamente sconfitto la primavera, sconfitta ISIS sul campo. E il 1° maggio saremo lì a dire la nostra, con i nostri mezzi, con le nostre modalità, davanti a quell'ambasciata. Ok, allora, vi ringrazio per questa testimonianza molto profonda, molto viva. Amici di Onda Libera, un saluto.